Buongiorno ciclisti, colazione su Monte Fusco, banana, le famose mele secche, ah, pace assoluta, adesso vi faccio vedere la pace. Non c'è nessuno nel piazzale, ci sono soltanto io che mi sono meritato questo panorama e una colazione naturale. Banana, non troppo matura. Ah, qui dentro c'è tè. Stamattina alla partenza un po' di ginseng, miele e pappa reale. Diluito dentro il tè, tè verde. E poi qui, sono arrivato qui. Adesso faccio colazione. Ah, è mica questo panorama. Lontano dal caos. Che poi sostanzialmente quello di cui ha bisogno una persona è il contatto con la natura. Senza la natura l'uomo non è nessuno. Nessun oggetto può dare le emozioni della natura. Nessun oggetto è bello quanto la natura. Ah, sentite che pace. Qui non c'è nessuno in questo momento. Sono solamente io. A circa 700 metri d'altezza, dal livello del mare. E non c'è niente di meglio che mangiare quando si è affamati. E bere quando si è assetati, perché il troppo dà fastidio e la fame e la sete, quella giusta, la procura l'attività fisica. Bisogna bere e mangiare l'indispensabile, altrimenti se non si fa attività fisica si accumula peso, e il peso in bicicletta, a piedi, sulle scale, ovunque. È una zavorra che fa male alla salute e alla testa. Vabbè, io continuo a fare colazione, qualche altro minuto e poi riparto. A più tardi, ciao!